Buonasera a tutti e benvenuti al 65esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia. Io sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del Movimento Zeitgeist Italia e coordinatore del Chapter Napoli. E oggi è 30 settembre 2012 e sono precisamente le 21:43. Oggi è un appuntamento veramente eccezionale, in quanto presenteremo il sondaggio sociologico lanciato dalla dottoressa Alessandra Pace e dal dottor Sergei Kuzenko, in cui esprimeremo appunto i risultati relativi al sondaggio che abbiamo organizzato diverso tempo fa e pubblicizzato attraverso le nostre piattaforme. Quindi, senza perdere tempo, introdurrei direttamente i dottori e che esporranno i loro risultati. Prego. Buonasera a tutti, sono Sergei e vi presento il sondaggio che è stato fatto del movimento Zeitgeist. Era pronto già da diversi mesi, ma abbiamo deciso di aspettare finora per la maggiore partecipazione dei membri. Ok, il sondaggio è stato effettuato da tutti i membri del movimento, in quanto loro hanno contribuito a raccogliere i dati. Abbiamo deciso di fare questo sondaggio perché da molto tempo ci ponevamo molte domande e queste domande sono diventate gli obiettivi del sondaggio, che sono studiare l'atteggiamento verso il sistema politico ed economico attuale, poi studiare la conoscenza delle persone dei problemi di attualità, sono i problemi di cui noi parliamo sempre nel movimento, come il mancato utilizzo dell'approccio scientifico per risolvere i problemi, l'insostenibilità e l'incomprensione di questo problema, le tecnologie e molte altre. E poi introdurre delle strategie efficienti per comunicare quello che il movimento cerca di comunicare da tanto tempo. Ok, e l'obiettivo secondario certamente era di ottenere tutti questi risultati in un modo scientifico. Per avere dei risultati più oggettivi abbiamo chiesto il contributo di diverse persone per formare le domande, così abbiamo raccolto una serie di proposte con vari punti di vista. Abbiamo modificato e migliorato queste domande, facendo poi diversi test di controllo. Dopo aver ottenuto dei risultati, si poteva anche controllare dei dati ottenuti con i dati reali, si utilizzavano dei metodi di post-stratificazione, sono stati utilizzati dei strumenti di divisione della popolazione, e la popolazione era formulata in due modi diversi, come la popolazione estesa, tutta la popolazione italiana, e la popolazione ristretta, che era la popolazione diciamo che quasi senza alcuna ipotesi poteva essere considerata la popolazione obiettivo. Le spiegazioni molto più dettagliate si possono leggere nel testo del sondaggio, che sarà poi disponibile a tutti. Poi diamo anche la possibilità di consultare i dati di origine, alla fine del sondaggio ci sarà un link e tutto il procedimento dell'analisi viene descritto in un modo molto dettagliato, ci sono le tabelle con tutti i dati, i calcoli, tutto quanto. I dati sono stati raccolti in due modi, nella forma cartacea e qui abbiamo utilizzato le risorse del movimento, i membri di diverse regioni che hanno raccolto questi dati, poi abbiamo sfruttato anche il simposio Società Sostenibile svolto quasi un anno fa e abbiamo anche raccolto dei dati online attraverso Facebook, l'invio degli inviti attraverso email e altre fonti. Le domande sono state divise in varie sezioni rispetto all'argomento, ma sono state anche classificate rispetto a che obiettivo queste domande soddisfano. Ok, questo è solo un esempio di come sono riportati i risultati. Quindi
Ci sono sia i dati d'origine che le analisi nelle tabelle che i vari grafici. Ok, e la parte più interessante sono i risultati. Prima di arrivare ai risultati c'è tutto un procedimento dell'analisi molto dettagliato che si può consultare dopo. E poi si arriva ai risultati. Si può dividere questi risultati in aspetti positivi e negativi rispetto ai primi due obiettivi studiati. Quindi l'atteggiamento verso il sistema sociopolitico attuale e anche la comprensione dei problemi di attualità. E qui si può concludere che secondo i dati ottenuti più del 95% della popolazione ritiene che il sistema economico-politico attuale richiede cambiamenti di fondo. Più del 70% non giustifica nessun tipo di interventi militari, è diffusa la comprensione dell'efficienza del sistema collaborativo. C'è anche la comune comprensione che molto spesso che la gestione comune dei beni dà più beneficio alla popolazione. L'80% della popolazione obiettivo è disposta a lavorare anche se non dovesse guadagnare. Io vorrei fare una parentesi su questi risultati. Questi risultati si riferiscono alla popolazione obiettivo ristretta, quindi questa è una popolazione obiettivo che è stata definita nel sondaggio come tutte le persone che avrebbero potuto partecipare, perché se noi prendiamo tutta la popolazione italiana, non ci siamo rivolti in verità a tutte le persone, ma solo a una parte, quindi viene studiata in un modo più diretto solo quella parte verso cui ci siamo rivolti per raccogliere i dati, ecco. E poi con alcune ipotesi questi risultati possono essere estesi anche all'intera popolazione italiana, che in molti casi sono ipotesi molto realistiche, in molti casi sono dei metodi scientifici di post-stratificazione che danno la possibilità di farlo. Ecco, quindi questi dati si riferiscono a una popolazione ristretta delle persone che avrebbero potuto partecipare. Poi un altro risultato interessante è che la maggioranza della popolazione ha interesse verso la scienza e ne ha una percezione positiva. Più di metà della popolazione è a conoscenza dell'obsolescenza pianificata. Poi alcuni risultati che comunque sono più dettagliati si potrebbe vedere nel sondaggio. Invece ci sono anche alcuni aspetti negativi. Che sono le tecnologie non vengono direttamente associate all'organizzazione politico-economica. Le persone di solito separano completamente l'importanza delle tecnologie dai problemi di attualità, anche la crisi economica e i problemi di gestione delle risorse, cioè i benefici del benessere che noi abbiamo. Poi la popolazione non è informata sulle effettive cause di criminalità e metodi efficienti per risolvere il problema del crimine. Questo è un problema di cui è stato parlato anche nel film Moving Forward, quindi tutti lo conoscono molto bene. Poi ci sono poche conoscenze sull'avanzamento di tecnologie in alcuni ambiti. Infatti la percezione molto spesso sbagliata delle tecnologie dipende anche perché dipende dal fatto che le persone non hanno informazioni sufficienti. Molte persone attribuiscono maggiore priorità al benessere materiale piuttosto che al benessere soggettivo. Anche questo è un problema molto ampio, in cui è meglio non approfondire adesso, si può discutere molto di questo problema. Poche persone
si occupano delle attività non profit. Nonostante che noi diciamo che molte persone sono soddisfatte di contribuire alla società con diverse attività senza scopo di lucro, comunque la percentuale delle persone che lo fa oggi non è così alta rispetto a quello che potrebbe essere. Quindi, mettendo insieme tutti questi risultati, si potrebbe dire che soltanto intorno al 40-45% della popolazione obiettiva è in linea con quanto viene comunicato del movimento. Questo è un dato comunque molto aggregato e si riferisce sempre a quella popolazione obiettivo ristretta, quindi le persone a cui ci siamo rivolti. E in ogni caso specifico, per ogni analisi separata, questo andato può essere valutato in modo più preciso. Questo dipende dall'aspetto che si analizza. L'insieme di questi risultati danno la possibilità di applicare delle strategie di comunicazione più efficienti. La prima domanda importante è chi ci dobbiamo rivolgere per comunicare. Oggettivamente, secondo i risultati ottenuti, si può dire che le persone che si sentono già in disagio dal punto di vista politico, economico e di lavoro sono il target più efficiente della comunicazione. Questi possono essere sia gruppi reali, associazioni o alcuni forum in rete. Non vuol dire che questi sono gli unici target, ma questo significa che rivolgersi a queste persone produce risultati più efficienti. Poi che cosa noi dobbiamo comunicare? Abbiamo utilizzato i dati ottenuti dal sondaggio, i punti di debolezza e poi alcune analisi di dati incrociati e abbiamo ottenuto i risultati che le cose che portano, gli argomenti che portano alla comunicazione più efficiente sono i vantaggi del sistema collaborativo rispetto al competitivo, la disponibilità delle persone a lavorare senza gli scopi di profitto e comunque ci sono tante persone, nonostante il sistema economico in cui noi adesso operiamo, che sono disposti a farlo. Il ruolo della scienza e delle tecnologie, nell'organizzazione sociale e nel benessere, questo è l'argomento che noi comunichiamo in continuazione attraverso sia il GDL Sociologia che i blog. Questo deve rimanere uno degli argomenti importanti. Poi l'obsolescenza pianificata, molte persone comunque non sono a conoscenza di questo fenomeno, l'importanza di non violenza, la necessità di una consapevolezza globale e i veri motivi di criminalità. Okay. E poi ci sono alcune linee guida in più che potrebbero aiutare a una comunicazione efficiente. Che sono contattare le persone già coinvolte in attività di volontariato. Questa è l'attività simile a quella che abbiamo svolto con il simposio Società Sostenibile che abbiamo fatto, perché comunque le persone già coinvolte in queste attività sono aperte agli argomenti che noi comunichiamo. Puoi trattare con cautela gli argomenti di scienza e delle tecnologie, evidenziando il loro utilizzo come uno strumento e non come un fine del progresso sociale. Attribuire l'importanza all'utilizzo di internet e spiegarne i vantaggi, questo è perché, secondo i risultati del sondaggio, la maggior parte delle persone si affida molto di più a quello che legge su internet e non a quello che vede in TV o in altre fonti di comunicazione. In TV e altre fonti, circa il 16% delle persone si affida a quello che vede e sente, invece su internet più dell'80%. Poi dare la preferenza al coinvolgimento delle donne.
in quanto sono più disposte a collaborazione attraverso contatti diretti. Dal sondaggio è anche uscito fuori che le donne hanno prodotto più risultati attraverso un contatto diretto, attraverso i sondaggi in forma cartacea, e poi c'erano anche altri indizi che sono le prove di questo fatto. Ecco, questa era una presentazione molto breve e veloce perché il sondaggio è veramente complesso, ci sono molte informazioni più dettagliate dentro, se ne può ricavare anche altre, volendo, se si analizzano dei dati d'origine in un modo più dettagliato. Ecco, adesso vorrei passare la parola ad Alessandra che introduce l'attività, no, anzi, prima se ci sono delle domande. Volevo dire una cosa prima delle domande. Volevo veramente ringraziare Sergei per il lavoro straordinario che ha fatto, perché spero che tutti vi prendiate un attimo di tempo per capire che attività e quale analisi ci sono dietro le raccolte di questi dati. I numeri analizzati sono veramente tantissimi e Sergei ha fatto un lavoro straordinario perché, oltre ad essere un genio delle lingue e dell'informatica, lo è anche della statistica, ma lo è veramente. E volevo dire soltanto una piccola cosa. I dati presentati sono tantissimi e proprio per il lavoro che c'è stato dietro, non solo del GDL, ma di tutti, è nostra veramente responsabilità analizzarli, rileggerceli, studiarli e utilizzarli davvero come riflessione o come base per i nostri prossimi progetti, perché ci danno delle indicazioni veramente, veramente importanti. Ora lascio spazio alle domande. Beh, io personalmente non ho domande, io ho solo da fare i complimenti a Sergei e anche a te Alessandra e a tutti il GDL preposto a questo sondaggio, e veramente siete eccezionali. Bravi ragazzi. Sì, mi unisco Volevo anch'io ai complimenti di tutti quanti. Se posso fare una domandina, volevo un po' capire meglio quel 40% della popolazione obiettivo che diciamo risponde ai cosiddetti obiettivi del movimento. 40% della popolazione obiettivo sulla popolazione generale, quanto potrebbe andare un po' anche a spannometrico essere? Per rispondere, cioè, questo è un dato molto aggregato, quindi non si può rispondere in modo generico, ma bisogna andare a vedere ogni aspetto specifico, perché se noi vediamo, cioè, l'aspetto delle tecnologie avremo alcune percentuali, se noi avremo un altro aspetto avremo altre percentuali. Ecco, 40-45 è diciamo, il dato aggregato di tutti i risultati, ma non è affatto preciso, è come tutti i dati aggregati hanno, ti danno un'idea generica, ma cioè non i dettagli. Poi volevo dire, va bene, dai. Che volevo fare una domanda io, più o meno che età aveva la popolazione che è stata intervistata? Sull'età noi abbiamo fatto anche un'analisi separata perché abbiamo fatto, tranne tutti i dati sugli argomenti obiettivo che abbiamo raccolto alcuni dati sulle caratteristiche della popolazione dal punto di vista demografico, l'età, l'istruzione, il genere e la zona geografica, ecco. Quindi sull'età erano più inclinate verso la popolazione giovane, però c'erano rappresentanti di tutte le fasce di età.
la distribuzione della popolazione, cioè, del campione era diversa dalla popolazione italiana, che noi abbiamo confrontato anche il nostro risultato con il dato ISTAT. Però in alcuni casi questo dato poteva essere sfruttato per un'analisi di post-stratificazione. Vabbè, non spiego altri dettagli perché veramente per spiegarli bisognerebbe leggere tutto il sondaggio e sarebbe molto noiosa e lunga la spiegazione. Comunque, in generale, sì, i dati sono della popolazione un po' più giovane rispetto a quella media italiana. Ok, volevo fare ancora un'altra domanda, cioè l'arco di tempo in cui voi avete effettuato questo sondaggio, quindi quando è iniziato, quanto è durato e quando l'avete concluso? Alla fine non era così lungo perché è iniziato in autunno del 2011 ed era finito a gennaio, durato circa 5 mesi, forse 6 mesi. Poi c'era un periodo di analisi dati, di revisioni e poi d'estate pensavamo anche fine primavera di presentarlo, però c'erano pochi partecipanti e quindi abbiamo deciso di rimandare. Così rimandando siamo arrivati finora. Ok ragazzi, non ci sono più domande? Masma, forse. Vai, Masma. No, ragazzi, tranquilli. No, la mia non era una domanda, per completare la domanda di Giovanna, se intendeva la raccolta dei dati, quanto è durata, ma l'ha già spiegato Sergei, quindi sono a posto. Poi in qualche modo metteremo il link di questo sondaggio, dell'analisi in PDF. Alla fine dell'analisi c'è il link che devo controllare, dovrebbe funzionare, dove si può scaricare proprio i dati che abbiamo raccolto. Quindi sarà tutto disponibile online. Okay, volevo chiedere ad entrambi, Sergei e Alessandra, dal vostro punto di vista personale, come vi è parso questo sondaggio? Nel senso, siete rimasti soddisfatti dalle risposte o comunque dalla partecipazione? Oppure avreste voluto qualcosina di più o in modo diverso? Faccio prima io. Ok, la partecipazione ce n'era anche tanta e abbiamo raccolto, cioè, tanti dati per fare uno studio significativo. Poi in questi casi più ce ne sono, meglio è, quindi l'obiettivo era arrivare fino a 1000, non ci siamo arrivati, ma comunque sono abbastanza significativi i risultati. Per quanto riguarda la soddisfazione, cioè, le aspettative e quello che abbiamo ottenuto, su alcuni aspetti sono compatibili alle aspettative che avevamo, su alcuni invece non tanto. Per quanto riguarda me, invece, vabbè, dal punto di vista numerico e del risultato, sono d'accordo con Sergei, anche perché poi lui ha fatto questo grosso lavoro di comparazione, quindi sicuramente il dato è significativo, che poi è quello che ci interessava, che dal punto di vista scientifico il campione fosse numericamente abbastanza grande da poterlo poi paragonare, diciamo, al dato ISTAT. Io invece ho delle aspettative che iniziano adesso, nel senso che per quello che mi riguarda, le mie aspettative iniziano ora perché ora bisogna usarli questi dati, quindi la mia paura è che finiscano per essere non utilizzati. La mia aspettativa è che invece questo grosso lavoro serva in tutti i GDL, serva ai gruppi cittadini, serva veramente in avanti per ragionare sulle cose da portare avanti, sul modo e su anche la slide che ha preparato Sergei su a chi comunicare e come. Iniziamo da lì forse davvero. Quindi la mia aspettativa inizia da oggi in avanti. Posso?
Beh, voglio dire intanto che sono assolutamente d'accordo con Alessandra e sicuramente anche da parte mia c'è la volontà di far prevalere ovviamente le aspettative e non le paure del discorso che hai appena fatto. E sinceramente questi dati, che più indicativamente una persona come me e come voi all'interno del movimento potete già immaginare, e soprattutto sulle aspettative delle tematiche da trattare, vedendole scritte e riportate attraverso questo sondaggio, quindi una scansione tra tutta la popolazione, credo che comunque una serie di progetti tipo video, post, immagini, comunque debba comunque essere effettuata e ovviamente progetti multimediali analoghi affinché la popolazione sia stimolata a riflettere su questa conclusione che abbiamo appena ricevuto. Poi, se non ci sono altre considerazioni, io vorrei fare una domanda a Sergei e Alessandro, appunto, sul campione preso in questione, ovvero la percentuale di persone che hanno, della rete che hanno compilato il sondaggio attraverso i form, attraverso la diffusione sulle nostre piattaforme. Quindi volevo sapere il rapporto qual era tra persone su internet e persone a livello cartaceo. Lo sto cercando nei risultati perché c'è proprio, ci sono delle tabelline per questo. Lo dico perché dai dati che comunque si evincono da diversi studi fatti da altri sondaggi, la popolazione della rete è mediamente più consapevole, più propositiva e più attenta a un cambiamento sociale, soprattutto molto più critica rispetto a persone appunto che non partecipano alla rete, ad esempio quelle che con il solo voto cercano di partecipare alla libera formazione della società. Comunque da quanto mi ricordo era circa metà-metà, però la popolazione della rete è stata trattata proprio separatamente. I dati principali sono stati quelli raccolti nella forma cartacea e poi c'era stato per ogni aspetto anche il confronto tra quello che è il cartaceo e quello raccolto nella rete, se è diverso. Allora, se era diverso, si poteva fare alcune conclusioni proprio sulla differenza tra le persone con cui noi comunichiamo attraverso la rete reale. Ok, io avrei ancora una domanda. Volevo chiedere ad entrambi quale, secondo loro, sia stato il dato più interessante che avete analizzato e quali le conclusioni, anche a livello personale, del risultato. Per me, diciamo, quello più interessante è quello che ha forse catturato un po' di più l'attenzione perché non si aspettava, che le donne partecipano comunque, sono interessate a partecipare al movimento, però non nel modo virtuale, nel modo diretto. Poi, attraverso la fiducia molto, veramente molto maggiore alla rete rispetto ad altre fonti di informazione, perché comunque si sa che c'è la maggiore fiducia, però non così. Poi anche sulle tecnologie è abbastanza deludente il risultato, che le persone non ci attribuiscono una grande importanza. Per me, mi associo a Sergei su due dati che ha detto. Sicuramente, il mondo delle donne, che le donne si sentono più portate a fare qualcosa che sentono come concreto, non il fatto che, chiaramente il nostro modo di farlo non lo sia, però a una donna se gli dici vai a fare 2 ore di volontariato in un canile, si sente più magari partecipe rispetto che farlo online. E poi l'altro dato che invece a me mi ha colpito è stato il fatto che tantissime persone nel sondaggio dichiarano che sarebbero disponibili a fare un lavoro anche senza una retribuzione, ma poi entrando nel dettaglio, di fatto pochissime persone fanno volontariato. Quindi questa, secondo me, su questo abbiamo un margine per lavorare interessante. Beh, penso che a questo proposito, siccome, data la riflessione di Alessandra, penso che le azioni in strada e soprattutto a livello informativo, come ad esempio la campagna One Planet Project, possa stimolare le donne, o sbaglio? Sì, assolutamente sì, perché da sempre all'interno del movimento discutiamo sul tema della partecipazione femminile rispetto a quella maschile.
Quindi sicuramente una visualizzazione, appunto, servendoci delle tecnologie, quindi con video, sarebbe sicuramente d'appiglio a questo punto. Ok. Ragazzi, se non ci sono altre domande, perché non vedo altre prenotazioni, passerei alla seconda parte della spiegazione da parte di Alessandra sull'introduzione del programma del 2012 da parte del GDL Sociologia e Comunicazione. Scusate, posso aggiungere una cosa che è abbastanza importante che mi sono ricordato adesso? Vai, vai. A proposito del sondaggio e dei risultati, questo sondaggio è stato fatto alla luce degli obiettivi interni del movimento e di quello che noi facciamo internamente. Ecco. Quindi per utilizzare questo sondaggio altronde bisogna essere abbastanza attenti rivedendo la forma in cui è scritto, perché comunque non è proprio perfetto. Ci potrebbe, cioè io stavo vedendo certe cose bisognerebbe riformulare per essere proprio precise, e quindi utilizzandolo così com'è si potrebbe rischiare di essere criticati, di non essere abbastanza scientifici. Ecco. Ecco, questo riguardo, proprio perché faccio un piccolo inciso, la sociologia è stata considerata per molto tempo la scienza della chiacchiera perché purtroppo un vecchio modello di sociologo, vedi Alberoni, basa un po' il suo modo di fare facendo disquisizione sui massimi sistemi. Ma di fatto la sociologia è una scienza che utilizza il metodo scientifico, utilizza tantissimo la statistica, quindi si basa su programmi, conti e calcoli. I risultati ottenuti sono stati ottenuti veramente nel massimo rigore, seguendo dei conti, utilizzando degli indici, delle medie e quant'altro. Quindi se pensate che davvero il sondaggio possa essere utile anche ad altri livelli e magari volete includere i dati nelle presentazioni, eccetera, io in prima persona, ma credo senza problemi anche Sergei, siamo veramente super disponibili per darvi tutte le informazioni, spiegarvi come vengono fatte le analisi, anche a livello tecnico, perché è importante che quando presentiamo questi dati lo si faccia ricordando il metodo scientifico, il lavoro che c'è dietro e quindi soprattutto andando a evidenziare sempre come viene fatta l'analisi e non riportando i dati così a casaccio perché ne va della nostra credibilità. Vorrei fare un esempio come potrebbe succedere questa cosa, ecco, perché se qualcuno, cioè, per esempio, se qualcuno va a un incontro, un qualcosa e dice che secondo il lavoro svolto da queste persone, il 30% della popolazione italiana è così. Bisogna vedere perché ci sono delle ipotesi, ci sono delle, magari su un certo argomento ci sono alcune ipotesi, magari su alcune, su un certo criterio non ce n'erano, magari c'è anche un certo margine di precisione di questo dato, poi bisogna vedere a che popolazione obiettivo si riferisce, eccetera. Anche perché mi rendo conto che magari il dato presentato è semplice da sentire, però l'analisi magari non è semplice. Magari anche stasera Sergei o io nella presentazione abbiamo usato dei termini un po' tecnici, però veramente che i dati sono lì disponibili per tutti, l'analisi intera è bella tosta da leggere e per qualsiasi chiarimento, domanda, qualsiasi cosa, siamo disponibili, ecco. Ok ragazzi, avete ulteriori domande? Ok, benissimo. Quindi Alessandra, penso che potresti cominciare con la seconda parte del tuo intervento inerente al GDL. Sì, il nostro DDL ha intenzione di ripartire, spero con la presenza di tantissime persone, magari tutti quelli che ci sono questa sera, perché no? E la seconda parte vuole proprio essere un'analisi velocissima sia di quello che abbiamo fatto in quest'anno,
le cose che abbiamo lasciato in sospeso e le nuove idee che vogliamo portare avanti. Allora, il GDL da quando è nato si è occupato prima di tutto di fornire delle nozioni di sociologia generale, quindi abbiamo parlato di che cos'è la sociologia, di come si è evoluta, di come si possa applicare poi di fatto al nostro qui e ora, che è il nostro zeitgeist. Abbiamo parlato di quantitativo, di metodo scientifico applicato alla sociologia, quindi come fare ricerca qualitativa, come fare ricerca quantitativa. Questo perché ovviamente essendo un gruppo specifico è giusto che tutti abbiano le nozioni per partire. Poi se qualcuno vuole partecipare al GDL, ovviamente sono temi che andiamo a riprendere veramente nel dettaglio senza nessun problema. L'altra cosa che avevamo visto all'inizio era stata l'attività sul gioco di ruolo, quindi avevamo studiato il comportamento di gruppo, anche se ovviamente online è un po' più difficile, attraverso la presentazione di un gioco di ruolo abbastanza noto. Chi vuole poi magari partecipare, una sera possiamo provare a rifarlo. Era un gioco con cui c'era in mezzo un omicidio, però ci è servito un po' per analizzare le dinamiche di gruppo. Il gioco comunque, visto che me lo chiedete, parla di un pazzo, di una donna che tradisce il marito e il pazzo la uccide. E lo scopo del gioco è, in base a una situazione più complessa di quella che vi ho raccontato, quindi avendo una serie di dati, trovare il colpevole, trovare una soluzione condivisa all'interno del gruppo per l'individuazione del colpevole. L'altra cosa che abbiamo fatto è stato ovviamente il progetto del questionario, che è un progetto che ci ha portato via tempo perché è stato lungo il processo di formulazione del questionario, visto che i partecipanti al GDL erano tanti, le idee erano tante e dovevamo anche trovare il modo più convincente per scrivere le domande. Ci sono poi delle cose che sono rimaste in sospeso, in particolare ci eravamo predisposti di fare un'analisi di tutte le tematiche sociologiche che sono presenti in Moving Forward, quindi partendo un po' se vogliamo dalla prima parte del film, fare un'analisi degli argomenti chiave da analizzare per fare un approfondimento. Io ad esempio avevo individuato la formazione del sé sociale, i genitori e l'altro significativo, la società e lo sviluppo della violenza, che è un dato che comunque si ricollega al nostro sondaggio e secondo me è un dato da approfondire visto la generale disinformazione su questo tema, gli outsider, la disuguaglianza di genere, quindi avevamo lasciato un po' in sospeso il trattare questi punti in modo dettagliato. Il GDL poi ovviamente vuole partire anche su tematiche nuove. Noi ne abbiamo pensate alcune, ma possiamo pensarne anche altre tutti insieme. Sicuramente un'analisi di quello che è emerso nel sondaggio, quindi non lasciare lì i dati raccolti, ma farli fruttare, ragionarci e pensare veramente come dare la massima applicazione. Gli altri aspetti che ci interessavano erano la social cognition. Mi sentite? Sì. Un tema molto interessante perché racchiude un po' la psicologia sociale ed è l'attività mentale con la quale arriviamo a conoscere il mondo sociale intorno a noi. Quindi quello che ci interessa sono un po' i processi attraverso cui le persone acquisiscono le informazioni, come le immagazzinano, e come queste vengono poi usate per filtrare il mondo sociale e organizzare i comportamenti. Quindi è un punto molto interessante che ci riguarda da vicino. Volevamo parlare di brainstorming perché se ne parla tanto, lo facciamo all'interno del movimento, ma ci sono delle nuove metodologie molto interessanti da applicare nella realizzazione del brainstorming, con dei giochi, con delle regole che possano rendere un po' questo modo di generare idee più produttivo, soprattutto in un contesto come quello che utilizziamo noi, che è il contesto online. L'altro tema che volevamo approfondire, dato che il GDL è sociologia e comunicazione e con alcuni coordinatori abbiamo iniziato a parlare di comunicazione,
è la comunicazione non violenta, ma questo non come comunicazione non violenta in generale, ma con il metodo Marshall. Scusate che apro un attimo un link. Ok, questo metodo è un metodo, magari fai Sergei se tu vuoi aggiungere qualcosa alle due parole che sto per dire, è un modello che ha come obiettivo quello di presentare bisogni e sensazioni prendendoci le nostre responsabilità senza accusare e dare etichette al prossimo. Sostanzialmente questo modello di comunicazione non violenta si basa su quattro aree principali, che è l'osservazione oggettiva dei fatti, la dichiarazione pubblica, e questo è un passaggio difficile, delle sensazioni che i fatti creano in noi, quando le sensazioni non vengono soddisfatte, e la richiesta, quindi la comunicazione come una sorta di soddisfazione del bisogno. È molto difficile sintetizzarlo in tre parole perché i concetti di questo tipo modello sono veramente, veramente ampli, ma le applicazioni sono straordinarie. Non so se Sergei vuoi aggiungere qualcosa a questo riguardo. No, è un argomento molto complesso ma anche molto interessante. Racconta un po', come si potrebbe, leggere dietro quello che le persone dicono, il vero significato di quello che dicono. Per esempio, se uno dice tu sei stupido, vuol dire tu non mi hai capito, dovresti impegnarci di più a capire quello che voglio spiegare, cioè, qualcosa del genere. Sì, è veramente dura sintetizzarlo un pochissimo, però è un sistema, è un modello veramente interessante e sarebbe bello capire come possiamo applicarlo ai nostri metodi comunicativi. Quindi le nostre idee di sviluppo per quest'anno sarebbero queste. Chiaramente bene accette, anzi benissimo accette tutte le idee nuove, le cose di cui si vuole parlare, e la nostra idea è che faremo un incontro online ogni 2 settimane. Io non so, come giornate proporrei il mercoledì o il giovedì. So che il giovedì c'è anche il gruppo Milano, quindi il GAU mi tira le orecchie. Però vabbè, magari il mercoledì, perché martedì c'è Nuovi Arrivati, quindi trovare un giorno dove possiamo esserci tutti per lavorare su queste, che spero che siano idee che vi piacciono e vi interessano. Ok, perfetto ragazzi. Se mi date l'ok della conclusione del vostro report, io passerei anche alle notizie, ovviamente se non ci sono altre domande in merito. Ok. Va bene? Allora passiamo. Aspetta, ho una considerazione da fare io. Vai, vai. Su quello che diciamo può essere la comunicazione non violenta all'interno di una società o tra piccoli gruppi di persone, secondo me dovremmo provare a sentire quelli che attualmente, almeno in Italia, vivono nei villaggi, come si chiamano, nei villaggi ecologici, se non sbaglio. E li ho sentiti parlare ieri a un meeting e hanno delle organizzazioni molto interessanti, cioè di, tra virgolette, di parità tra le varie persone che fanno parte, ad esempio, del villaggio, soluzione dei problemi mettendosi in cerchio e cercando di trovare soluzioni, moderazione. Cioè moderatori che appunto aiutano a sviscerare quali sono i problemi reali delle persone. Per fare un esempio stupido, uno per me è una persona, è uno, gli dico che quello là è un bastardo perché mi ha rubato della roba, però un'idea, si cerca di risolvere il problema mettendosi tutti insieme in comunità e facendo questo in modo costruttivo. È stato abbastanza interessante. Credo che se riusciamo a provare a sentirli, a parlare con queste persone, per sentire la loro esperienza, potrebbe essere costruttivo in senso generale. Se posso dire qualche cosa io a riguardo, allora la non violent communication di cui parlava Alessandra penso che sia tutt'altra cosa, per cui sì, per carità, interessante, magari anche interessante un confronto,
Però appunto tieni presente che la scuola della Non-Violent Communication in Italia c'è, ha solo una rappresentanza in Emilia e quindi ha, diciamo, una cosa a parte, voglio dire, ecco, è un tipo di comunicazione molto specifica. Comunque ho messo il link giusto perché chi parla inglese intanto vuole un po' approfondire di che cosa si tratta. Ho messo il link della Nonviolent Communication di Marshall Rosenberg. E a questo proposito volevo dire che abbiamo già fatto la trascrizione di tutti i testi, di tutti i video di questa serie in inglese, quindi adesso manca solo la traduzione, sono veramente molto interessanti, speriamo di riuscire a farlo presto. Sì, fantastico, lo devo dire anch'io e lo dico a voce, fantastico. Perfetto ragazzi, ci sono altri interventi? Ok, quindi mi date l'autorizzazione a procedere con le news. Ciao ragazzi, vi saluto e vi ricordo che ogni due domeniche alle ore 21:30 ci sarà l'incontro via TeamSpeak Chat ZGuest Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e per aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. Ci sentiamo, io sono Vincenzo Barbato e vi auguro un buon proseguimento di settimana. Arrivederci.